Thank you Gesù aveva annunciato ai discepoli ciò che avrebbe dovuto soffrire giunto a Gerusalemme. Adesso porta con sé su un alto monte Pietro, Giacomo e Giovanni. Il Signore sale con i suoi sconvolti da quell'annuncio per consolarli e pregare. E là sul monte il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Nella salita faticosa tutti insieme verso il punto più alto, i tre non sanno ciò che verrà loro rivelato e dovranno custodire. Venite, saliamo sul monte del Signore al Tempio del Dio di Giacobbe perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Isaia al capitolo 2 al versetto 3. Ogni volta che Gesù prega, la sua preghiera è profonda, il dialogo con il Padre è intimo e il Signore si fa luce. Ma adesso i suoi amici e solo adesso vedono la luce che trasfigura il loro Maestro, perché sono pronti a ricevere questa divina visione. Si trovano immersi in ciò che Gesù vive normalmente nella preghiera e riescono a vivere la pace avvolti nella sua luce. Egli è in comunione con il Padre e il Padre manifesta la sua parola agli Apostoli. La sua voce dal cielo invita loro ad ascoltare il Figlio amato, a fidarsi di Lui, ad abbandonarsi a ciò che dovrà accadere perché possano scoprire chi è veramente Gesù e non abbiano più paura. C'è un invito anche a noi oggi nella preghiera profonda, nel desiderio di intimità con il Signore, anche noi saremo trasfigurati per riconoscere l'opera di Dio nella nostra storia e nell'abbandonarci con fede alla sua volontà per riuscire ad immergerci senza paura nella concretezza della nostra vita. Ma entriamo nel dettaglio della parola di Dio che andremo a leggere in questa settimana. Nella prima lettura ascolteremo un brano dal libro della Genesi, il primo libro della nostra sacra scrittura della nostra Bibbia. Nella seconda parte della Genesi eh, vengono presentati i patriarchi uno di questi è Abramo. Abramo ci dà la possibilità di riflettere eh, sicuramente su due temi. Il primo è quello delle promesse divine che si realizzano nella vita di un uomo, in questo caso di Abramo. La seconda riflessione è proprio il fatto che la fede non è altro che la porta attraverso la quale eh, l'uomo si apre a Dio. L'uomo non può conoscere Dio se non attraverso un atto di fiducia. La fede di Abramo non è una fede perfetta dall'inizio, è una fede che si perfeziona cammin facendo, è una fede che si perfeziona attraverso delle difficoltà, attraverso delle paure, attraverso delle cadute o anche attraverso delle riprese coraggiose. Ma andiamo a leggere questa parola di Dio al versetto 1 del capitolo 12 del libro della Genesi. Il Signore disse ad Abram: Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre verso la terra che io ti indicherò. Dio gli chiede il distacco dai legami naturali, la patria, il clan, la famiglia. E questo significava diventare debole, esporsi al pericolo. Versetto 2. Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. A questa richiesta di fiducia eh, da parte di Dio ad Abramo eh, eh, corrisponde eh, una duplice promessa. La prima è che Dio farà di Abramo il progenitore di una grande discendenza. La seconda promessa è che Dio benedirà questa discendenza di Abramo e farà grande il suo nome. Infatti si dice al versetto 2 farò di te una grande nazione. Impossibile ovviamente umanamente, anche perché Sara era, era sterile e ti benedirò, eh, renderò grande il tuo nome. Eh, secondo la mentalità biblica, benedire significa ricoprire di favori materiali e spirituali colui che accetta questa benedizione di Dio. Insomma, la benedizione di Dio è una benedizione, eh, come devo dire, fruttuosa, sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista spirituale. E possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno. Abramo troverà in Dio la sua costante protezione. E coloro che ti malediranno, maledirò. E in te si diranno benedette. Tutte le famiglie della terra, le famiglie dei popoli troveranno in Abramo l'unità e soprattutto la pace. Versetto 4. Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot, che era il nipote. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Allora, in questa lettura, una cosa va messa sicuramente in risalto. La fiducia, la fiducia che Dio chiede ad Abramo è la fiducia con la quale Abramo risponde. Il Signore dice lascia tutto ciò che ti appartiene perché io farò di te una grande nazione e ti benedirò, cioè riverserò su di te i miei favori sia spirituali e sia materiali. Abramo accetta questa sfida, si fida di Dio e parte. Il brano evangelico che andremo ad ascoltare sarà sempre l'evangelista Matteo al capitolo 17 e i versetti 1-9. Si parla dell'episodio famoso che noi conosciamo tutti quanti della Trasfigurazione. Eh, Gesù ha appena finito di dire le condizioni della sequela al capitolo precedente, al capitolo 16, al versetto 24, dove Gesù diceva se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E inizia il brano che ascolteremo così. Sei giorni dopo sono i giorni dopo la prima professione di Pietro e eh, del primo annuncio della sua passione. Sembrano quasi, diciamo, i sei giorni della teofania sul Sinai, quando la nube avvolse Mosè per sei giorni. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. Ecco, Alto Monte significa un luogo quanto più vicino a Dio. E fu trasfigurato. Trasfigurato significa trasformato nel corpo, così come avverrà nella risurrezione. Fu trasfigurato davanti a loro e il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce. Il sole, la luce, sono tutti simboli biblici che esprimono sicuramente il mondo divino. Mosè, quando scende dal monte, aveva il volto splendente, così si dice nel libro dell'Esodo al capitolo 34. Le loro vesti divennero candide ed ecco apparve loro Mosè la totalità della rivelazione dell'Antico Testamento, quindi questo brano si mette in continuità con l'Antico Testamento ed Elia che conversavano con lui. Versetto 4, prendendo la parola, Pietro disse a Gesù, Signore, vedete un po', eh, non lo chiama rabbì, ma lo chiama Signore, cioè Messia, Salvatore. È bello per noi essere qui, se vuoi farò qui Tre capanne. E, mm, il numero tre è un numero simbolico e qui sta ad indicare proprio il prolungare il godimento attuale. La tenda era il luogo sacro dell'Antico Testamento. Farò qui tre tende per dire è qui che c'è la presenza di Dio, io voglio rimanere qui, una per te, una per Mosè, una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra, anche qui segni teofanici, ed ecco una voce dalla nube che diceva Questi è il figlio mio l'amato. Si fa riferimento anche al battesimo, quando quella voce di nuovo confermò la presenza del Messia. In lui ho posto il mio compiacimento. La voce del cielo pone fine al compito di Mosè e di Elia. Solo Gesù resta come intermediario tra Dio e l'umanità. All'udire ciò, al versetto 6, i discepoli caddero con la faccia a terra. La faccia a terra è come quando il popolo di Israele, dopo che ricevette le tavole della legge, caddero tutti con la faccia a terra, si prostrarono, così si dice nel libro dell'Esodo al capitolo 33, e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse, Alzatevi, che è un verbo della risurrezione, risorgete, mettetevi in piedi e non temete. Alzando gli occhi non videro più nessuno, se non Gesù solo. Versetto 9. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Cosa ci insegna, carissimi, questo brano evangelico che tante volte sicuramente abbiamo ascoltato? Anche noi spesso, magari durante questo tempo di Quaresima, possiamo fare delle esperienze bellissime di fede. Anche noi magari possiamo voler o desiderare rimanere con Gesù e magari desideriamo che quell'esperienza di fede si possa prolungare eh, per tutta la nostra vita, ma dobbiamo scendere dal monte, quelle esperienze di fede, quella bella celebrazione, quel momento intimo con il Signore magari finisce, dobbiamo uscire dalla Chiesa quel momento deve terminare. E quindi ci scontriamo con la vita di tutti i giorni. Ed è proprio nella vita di tutti i giorni che dobbiamo continuare a vedere il Signore Gesù trasfigurato nella vita delle persone che incontriamo, trasfigurato nelle situazioni che magari ci troviamo a vivere quotidianamente, anche quelle situazioni, anche quelle persone che magari a prima vista, in maniera magari superficiale, non ci dicono e non ci parlano di Dio e non ci parlano di Gesù. Buona domenica a tutti.